Segnale News. E torniamo a occuparci delle notizie, dei fatti della provincia di Frosinone. Questa volta ci occupiamo di sicurezza, di ordine pubblico, in particolare in relazione a quelli che sono gli eventi sportivi e il massimo campionato di calcio. Per questo abbiamo graditissima ospite in studio, la dottoressa Antonella Chiapparelli. Ben arrivata, dottoressa. Buonasera. Leggo, altrimenti sbaglio, vicequestore, primo dirigente della Polizia di Stato, dirigente della Polizia Amministrativa e responsabile appunto del servizio d'ordine pubblico. Appunto, con la dottoressa Chiapparelli cerchiamo di capire quello che accade intorno ad una partita di calcio, soprattutto quest'anno, insomma, che il Frosinone è sbarcato nella massima serie, quindi probabilmente le dinamiche sono anche un pochino cambiate. Tanto per partire, nelle ultime ore già si è svolto il GOS, domani è in programma il tavolo tecnico, quindi insomma state definendo i dettagli per la partita di domenica contro la Lazio. A che punto siamo? Come appunto hai anticipato, ovviamente la partita che si svolge, diciamo così, col sabato e la domenica o in anticipo o in posticipo durante il campionato necessita di una preparazione che va su 7 giorni su 7. Quindi noi al termine di ogni incontro già cominciamo a lavorare con la partita del turno successivo. E quindi anche ovviamente nelle partite più delicate, tra cui appunto questa con la Lazio della prossima settimana, noi abbiamo sistematicamente la riunione del GOS entro 5 giorni prima dall'evento per pianificare quelli che sono i servizi di sicurezza e l'interazione con la città, e poi successivamente appunto la predisposizione del piano di intervento e di gestione dell'evento, che viene poi discusso insieme con tutti gli operatori che ci aiutano e collaborano con noi a gestire l'evento il giorno immediatamente successivo alla gara, o il venerdì nel caso che appunto la gara si svolga di domenica, come regolarmente dovrebbe essere. Ecco, sia l'anno scorso in Serie B che quest'anno in Serie A, insomma, la dottoressa Chiapparelli dirige l'ordine pubblico per quanto riguarda le partite di calcio. Dottoressa, innanzitutto, c'è differenza tra Serie B e Serie A? Assolutamente, proprio un'altra dimensione. Ovviamente l'attenzione mass mediatica sull'evento, le esigenze delle squadre, soprattutto appunto quelle più blasonate, il richiamo e soprattutto il fatto che le squadre sono seguite da numerosissimi tifosi che magari non sono nativi della provincia da cui origina la squadra, in particolare per esempio ecco, la Juve, il Milan, l'Inter, il Napoli stesso, che ha numerosissimi club sparsi sul territorio nazionale, richiamano chiaramente l'attenzione di sportivi, non solo tifosi, e quindi questo comporta tutta una serie di servizi anche di contorno all'evento specifico di ordine pubblico. Quindi iniziano già con l'arrivo della squadra e quindi con la predisposizione di un dispositivo di sicurezza a tutela dei giocatori e dello staff dirigenziale. E poi chiaramente anche la struttura, diciamo così, stadio, o meglio la struttura sport, è molto più complessa in Serie A rispetto alla Serie B, con la terna che non è più terna arbitrale, con la presenza a bordo campo di elementi della Procura federale, dei delegati Lega, degli esponenti della FIGC, quindi c'è tutto un rapporto molto più complesso e sicuramente più impegnativo anche da parte nostra. E si sente maggiormente il peso della responsabilità? Certo, sì, anche perché appunto, ripeto, ogni diciamo piccolo episodio che si verifica, anche marginale rispetto all'evento, assume delle dimensioni e delle problematiche che in Serie B sono assolutamente irrisorie rispetto alla Serie A. Ecco, lei ogni domenica dirige donne e uomini delle forze dell'ordine, centinaia spesso, no? Sì. Da dove parte, qual è l'elemento dove prendere spunto per un'ottima organizzazione, dottoressa? Beh, diciamo che ultimamente c'è stata assolutamente una crescita dal punto di vista della gestione dei servizi di ordine pubblico in generale, e in particolare soprattutto per lo stadio, ormai già da moltissimo tempo, dove diciamo, il fenomeno è attenzionato anche a livello centrale con la costituzione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ovviamente dà delle indicazioni di massima su come debbano essere più o meno gestiti i servizi nella loro generalità. Poi chiaramente ogni evento di per sé ha una sua specificità, che dipende appunto dall'attenzione, dall'affluenza, dall'antagonismo che esiste sportivo e tifoso tra le due compagini che si confrontano.
dalle esigenze di campionato, quindi da, evidentemente dalla posizione in classifica, se la partita riveste una particolare importanza dal punto di vista sportivo, specifico, contingente, oppure se si tratta di una partita che sia rilevante sotto il profilo, diciamo così, dei risultati. E quindi questo comporta tutta una serie di scelte operative e di gestione dell'evento che ovviamente sono in ordine crescente rispetto alla problematicità che riveste l'incontro sotto questi aspetti che abbiamo identificato. Quindi noi valutiamo di volta in volta, al di là del turno di campionato, perché ovviamente, come dicevamo prima, qualsiasi evento, qualsiasi incontro di Serie A riveste ovviamente un minimo di rischio per quei problemi che abbiamo detto prima o per quelle esigenze che abbiamo detto prima, poi bisogna fare i conti con le singole problematicità che derivano appunto da tutte queste situazioni contingenti che ci dobbiamo ad affrontare. Insomma, nulla è lasciato a caso, mi sembra che il pericolo maggiore sia rappresentato dall'imprevisto. Sì, in tutti i servizi di ordine pubblico è proprio questo, tu puoi pianificare tutto quello che puoi prevedere, ma c'è poi l'elemento che non hai valutato perché si tratta di assolutamente un elemento marginale rispetto all'evento e che poi magari ti crea il problema. Per quello che riguarda la società, la nostra situazione, la problematicità più grave è determinata dalla posizione dello stadio all'interno della città. Ho anticipato la mia domanda. Ah, ecco, perfetto. No, non volevo metterla in difficoltà con cose che probabilmente esulano anche dalla sua responsabilità. Ecco, però volevo chiederle quanto conta in tutto questo la logistica dello stadio. È fondamentale, fondamentale perché chiaramente per offrire un servizio quanto più possibile sicuro alla cittadinanza e quindi consentire, sotto un duplice aspetto, quello di consentire al cittadino tifoso di godere dell'evento nella sua più bella esplicazione, che è quella appunto di andare a godere di uno spettacolo allo stadio, perché di questo si tratta, no? Il tifoso che va a vedere la Juventus o il Milan vuole andare a vedere lo spettacolo del calcio. E ovviamente tifare per la propria squadra, in questo caso il Frosinone. E secondo, cercare di portare meno disturbo possibile a quell'altra parte della cittadinanza che non è tifosa e che si vuole godere la città anche nei giorni di festa. Quindi bisogna, la Serie A in questo senso è anche un pochino più semplice logisticamente, nel senso, non avendo le attività aperte su via Aldo Moro, su via Marittima, probabilmente vi dà un briciolo maggiore di operatività. Questo sì, giocando prevalentemente di domenica o comunque negli anticipi o posticipi, nelle ore serali, sicuramente siamo facilitati rispetto alla Serie B invece, che aveva appunto i turni di campionato il sabato nei pomeriggi, per cui con tutte le attività, con tutte le necessità delle famiglie di andare a fare le spese settimanali oppure le attività dei ragazzi. Ecco, non vuole essere piaggeria, insomma, però per dirlo un pochettino come spesso si dice a Frosinone, bisogna riconoscere che quando è in atto il vostro servizio d'ordine in effetti non si muove foglia, no? La città quanto vi aiuta in questo? Mi sembra una città molto matura da questo punto di vista. Guarda, all'inizio c'è stata, come dire, un pochino di difficoltà nel far capire l'esigenza, per esempio, della chiusura la chiusura di alcune strade. Noi abbiamo l'esigenza di isolare la parte nord e la parte sud della città proprio per consentire un afflusso e un deflusso della tifoseria ospite, soprattutto quando si parla di grandi numeri, con una certa velocità. Differentemente dagli altri stadi, noi per esempio non teniamo le tifoserie ospiti all'interno dello stadio per molto tempo e questo, se da una parte non urta la sensibilità della tifoseria, ci crea però dei grossi problemi nella gestione del contemporaneo deflusso delle due tifoserie. Però devo dire che, e questo non lo dico appunto per plagerie anche nei confronti della cittadinanza di Frosinone e della tifoseria del Frosinone, che ho notato una certa maturità e una certa crescita dal punto di vista del tifo, per cui anche, ripeto, rispetto alle prime resistenze, poi si è capito qual è stato il messaggio e abbiamo avuto un grosso aiuto e una grossa comprensione, tenendo anche conto che noi abbiamo nel corso del tempo anche, come dire, provato, no, la nostra macchina, come si suol dire, per cui nelle prime partite magari abbiamo, tra virgolette, utilizzato degli strumenti un pochino più estesi, proprio perché bisogna
dobbiamo anche capire l'impatto sulla città, vedere la nostra capacità di reazione e di gestione dell'evento. Poi andando avanti appunto con il campionato ci siamo resi conto che determinate misure, per esempio per alcune partite, non erano necessarie, per cui le abbiamo ridotte e utilizzato il massimo diciamo così del disagio, se vogliamo così chiamare, per la cittadinanza solamente per gli eventi di cartello, appunto quelli con la Roma, quelli con la Juventus per alcuni motivi, anche se per esempio la Juve è stata più che altro una festa, quindi molte delle misure le abbiamo ridotte proprio perché si trattava di una esigenza meno prorompente rispetto a quella delle altre, così come verrà adottata per la Lazio, e credo che poi siamo più o meno alla fine, perché incontri di questo tipo non ce ne saranno più, quindi rilassatevi cittadini, saremo un po' meno duri. Non vorrei che questa domanda fosse anche banale, la dottoressa Chiapparelli, e ne siamo contenti, è frusinate puro sangue. Sì, sì, assolutamente. Quanto l'aiuta questo nel sentire il territorio per quanto riguarda l'ordine pubblico? Molto, perché intanto la conoscenza morfologica del territorio mi aiuta, ci aiuta, perché con i colleghi poi c'è un confronto continuo. Con il questore, con il vicario che ci è venuto a dare una mano da una grande città e quindi con un'esperienza anche annosa, no? Di Serie A e campionati in Euro e in Champions League. Quindi ci aiuta tantissimo perché, ripeto, conoscendo molto bene la città riusciamo magari a trovare delle soluzioni che siano più flessibili anche alle esigenze della cittadinanza e che corrispondano a quelle che sono le nostre esigenze di sicurezza, quindi tenere distanti le tifoserie nel caso che ci sia antagonismo, oppure l'altro problema del nostro stadio, oltre ad essere al centro della città, ha una capienza ridottissima, quindi la forte richiesta non solo dei tifosi delle squadre di club blasonate che vengono a giocare da noi, ma anche dei cittadini stessi della provincia che vogliono, come dire, godere di questa opportunità che la società del Frosinone Calcio ha dato un po' a tutti gli sportivi della provincia e non solo quindi di Frosinone. E quindi questa pressione continua appunto di voler in qualche modo, come dire, prendere parte a questa bellissima cosa, ci ha creato magari all'inizio qualche problema che, ripeto, poi nel corso del tempo è stata un pochino scemata. Quindi sapere, conoscere un po' la tipologia della tifoseria, no, della nostra tifoseria e la morfologia della città sicuramente ci dà un aiuto nella lettura della problematicità dell'evento e quindi anche nella individuazione delle possibili soluzioni più diciamo così confacenti all'evento e meno dannose per l'utenza che magari del calcio non ha necessità. Ecco, mi sembra, insomma, stiamo ascoltando il quadro di una straordinaria e molto complessa macchina organizzativa. In questo senso, dottoressa, e lo dico nel senso più nobile e puro del termine, quanto conta la passione del poliziotto? Questo penso che sia quasi l'80% del risultato finale. Perché è vero che ognuno ha i suoi compiti nella disposizione del, diciamo così, del dispositivo di servizio, ognuno sa cosa fa, dove sta e qual è il suo arco di temporale di impiego, però sicuramente la passione, soprattutto il senso della strada, l'esperienza anche nel contatto con la tifoseria che a volte può essere irruenta, ma a volte invece, come posso dire, ci si trova di fronte al semplice cittadino che, ripeto, vuole andare a godere uno spettacolo come va a teatro magari il sabato sera o la domenica sera a sentirsi il cantante preferito. Quindi c'è anche bisogno di intuizione, capacità di leggere determinate situazioni, ma anche sensibilità, accortezza e cortesia. Quindi mi sembrano anche molto importanti i rapporti interni tra di voi. Quanto è importante la pacca sulla spalla a fine servizio, dottoressa? Tantissimo, e devo dire che in questo il questore Santarelli è maestro, perché appunto venendo anche fuori da un'esperienza come quella della gestione della questura di Roma, non solo su strada ma anche come responsabile dell'ufficio di gabinetto del questore, e soprattutto la sua formazione come poliziotto anche appunto di strada ha contribuito tantissimo nel rapporto immediato e diretto tra i vertici e la base. E la mia esperienza personale poi, che appunto viene da un'attività investigativa, quindi dove ovviamente il rapporto tra il capo, che non è tanto il dirigente ma è il leader di un ufficio, e il proprio personale, quello di un rapporto molto forte, molto stretto,
perché si chiede tanto al personale nelle attività investigative. Questo ovviamente me lo sono portato anche nella gestione dell'ordine pubblico, che ha la stessa identica importanza, perché ripeto, le situazioni vanno lette. Certo. È una cosa descriverle sulla carta e pianificare un servizio, ma poi questo servizio deve essere trasportato nella realtà con tutte le difficoltà che questo comporta, già quando le cose vanno bene, ma se c'è il piccolo imprevisto che, come dicevo prima, magari non si è valutato approfonditamente all'inizio, oppure perché sono cambiati una sorta di scenari. Noi fondiamo il servizio sulla base delle informazioni e sulla movimentazione dei tifosi, che possono mutare dal giorno all'altro, ma nell'arco delle stesse ore della mattinata, per cui noi dobbiamo poi adeguare il piano di intervento a quelle che sono le notizie e le informazioni che ci arrivano dalle questure, da dove arrivano i tifosi. Quindi se non si ha una certa elasticità e una capacità di, come dire, improvvisarsi anche, o di risolvere i problemi perché magari non hai il tempo di chiamare il dirigente o il funzionario responsabile del settore, quindi questo da parte del personale ci vuole tantissima dedizione e tantissima attenzione. Quindi li ringrazio anche in questa sede, sicuramente a nome di tutti i funzionari della questura e in particolare del questore, per la dedizione che hanno avuto in, ecco, questa situazione. Per chi frequenta lo stadio non è notizia nuova, per chi non lo facesse invece bisogna dire che la dottoressa Chiapparelli probabilmente camminerà per chilometri e chilometri ogni domenica, perché si fa il giro dello stadio per verificare tutti i punti, che in tutti i punti tutto vada bene. E nelle situazioni un pochino più complicate, perché può capitare, insomma, no? Quindi la vediamo arrivare e ovviamente cercare di capire cosa sta accadendo. Quanto è importante in quel momento difficile il dialogo portato allo stremo con il vostro front office, che poi può essere il tifoso, può essere chiunque chissà per quale motivo voglia creare problemi? Beh, guarda, le decisioni vanno prese nella frazione di secondo, quindi ecco perché c'è tanto lavoro di pianificazione, proprio perché devi cercare di immaginarti tutti gli scenari possibili. Quindi nella situazione di criticità tu dovresti avere già un canovaccio delle modalità di intervento ed esserti già rappresentato prima l'eventuale criticità che si può determinare. Ecco perché alcuni incontri vengono classificati a rischio 3 piuttosto che a rischio 1, perché già ci si prefigura uno scenario particolare. Quindi in quelle situazioni, ripeto, la sensibilità e l'esperienza anche dei reparti inquadrati, che noi chiamiamo di domenica in domenica ad aiutarci a collaborare nei servizi, ci dà tantissimo. E poi tra noi, come così nel confronto anche con i manifestanti o in questo caso i tifosi, vale moltissimo il messaggio non verbale, cioè da un movimento di uno dei nostri o di un posizionamento di tifoseria o di polizia, l'episodio che magari crea il contrasto, già comincia a capire che forse c'è da movimentare qualcosa. E quindi in quello poi ci vuole ovviamente sicuramente tanta esperienza, ma a volte anche tanta fortuna. Cos'è la tolleranza? Dunque, è difficile dirlo, diciamo così, come definizione. Io credo che sia rispetto, possa sintetizzarsi in questa parola, perché le esigenze sono diversificate, no? In chi viene appunto a vedere la partita e nel mondo ultras, che ha tutta una sua filosofia, e noi che dobbiamo garantire prima di tutto l'ordine pubblico, ma soprattutto all'interno di una sicurezza pubblica. Quindi gestire l'ordine pubblico in un paese democratico è difficile per questo, perché reprimere le illegalità, ci sono mille modi per poterlo fare, ma tu lo devi fare garantendo la sicurezza non solo di quelli che ti trovi di fronte e che in quel momento sono tuoi, tra virgolette, antagonisti, ma anche nei confronti di chi c'è intorno. Ecco perché la difficoltà poi di avere lo stadio all'interno della città: in alcune situazioni di criticità devi tener conto che sei in una strada cittadina dove può passare la mamma, la bambina, la nonna, il malato, perché no? E quindi devi tenere conto di tutte queste situazioni. Quindi io credo che il discorso della tolleranza rasenti proprio questa situazione di rispetto, cioè sapere esattamente dove ti trovi, valutare la circostanza e soprattutto, come dire, il momento e l'evento che stai gestendo. Di conseguenza, se hai rispetto per l'altra parte, sia noi per i cittadini e i cittadini nei nostri confronti, riesci a capire qual è il margine entro il quale non si può superare il fronte, la linea rossa, diciamo così. E quindi più è ampia la fase di tolleranza e di rispetto, minore è la conflittualità che si viene a creare.
Nei giorni scorsi una sua collega, non ricordo bene quale parte d'Italia, insomma, è passato agli onori della cronaca perché durante il servizio, la gestione di ordine pubblico, lo ricorderà meglio di me, insomma, ha deciso di togliersi il casco e tranquillamente, ok, parliamo, no, tra persone, vediamo cosa fare, volendo ridurre i minimi termini. Cioè. È importante la sensibilità femminile in questo momento? Beh, non lo so, questo lo dovete dire voi. Noi, come dire, ci muoviamo come donne all'interno della Polizia di Stato secondo quelle che sono le esperienze personali, la cultura, la sensibilità assolutamente personale. Credo che la donna abbia un quid in più, se non altro nell'altro, cioè come riconoscimento da parte dell'altro, più che da parte nostra. Perché noi, ripeto, ci muoviamo, credo, in base alla nostra professionalità. Però forse dall'altra parte vedere una donna che ti parla in un certo modo suscita meno aggressività e quindi si amplia quel margine di tolleranza che magari dicevamo prima, quindi hai poi più margine per poter mediare, negoziare, chiamiamo così, in termine tecnico. La domenica sera quando rientra a casa? Beh, dipende come è andata la giornata, se ha piovuto, se è stato freddo, se la situazione era, diciamo così, tranquilla oppure se ha comportato una sorta di criticità. Sicuramente sono molto più rilassata rispetto alla mattina quando inizio il servizio, perché non dimentichiamoci che proprio per poter tenere tutto sotto controllo, se la partita si gioca alle 18, il mio orario di servizio è praticamente dalle 9 delle antecedenti, per cui arrivo la sera veramente, come dire, cotta, stremata, certo. Così come ovviamente tutti i miei colleghi. Quindi siamo sicuramente molto soddisfatti se la cosa è andata benissimo secondo le nostre previsioni, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene e abbiamo offerto un servizio alla collettività nella maniera più completa possibile, quindi, come dire, uno si guarda allo specchio e dice vabbè, meno una, è andata bene. Quindi insomma l'impegno più difficile è sempre quello seguente. E beh certo, perché se ti va bene sempre ti dispiace poi magari non raggiungere lo stesso risultato nelle domeniche successive. Poi ovviamente quando uno acquisisce anche esperienza nel settore ti brucia di più magari sbagliare o non aver valutato quel particolare aspetto che poi ti ha fatto cadere in un errore o comunque in un risultato che non fosse quello che tu avevi sperato che fosse stato. Quindi sì, ogni domenica è più difficile, però è anche, devo dire, almeno dal mio punto di vista, molto entusiasmante. Mi perdona una domanda personale, ma nei prossimi europei inviterai i suoi amici a casa per una spaghettata e vedere una partita di pallone? No? Guarda, io da adolescente ero una che seguiva tantissimo il calcio e con il mio gruppo di amici, allora liceali, ci guardavamo tutti quanti i mondiali, tutte le partite di campionato e facevamo anche tra di noi una piccola, come dire, schedina, no? Certo. E chi vinceva c'aveva poi il premio finale. Da quando ho iniziato a fare questo lavoro il calcio l'ho visto un pochino più in maniera distaccata e a volte anche con fastidio, proprio perché mi comportava una serie di sacrifici e soprattutto di responsabilità. Questa passione invece mi è tornata. Ah, mi è tornata facendo il dirigente dei servizi appunto sia nella Serie A e nella Serie B e adesso quest'anno con la Serie A. È un bel clima quello che si respira qui a Frosinone, quindi mi piace perché, come ripeto ad alcuni tifosi con i quali ho confidenza per appunto aver lavorato tanti anni nella Digos, nella squadra tifoserie, è una cosa che ci ha fatto crescere insieme. Quindi perché no? Magari anche con qualche tifoso, non soltanto con gli amici. Benissimo, allora grazie alla dottoressa grazie Antonella Chiapparelli, vicequestore, primo dirigente della Polizia di Stato, che ci ha aiutato a capire un pochettino quello che si nasconde dietro l'organizzazione di una partita del massimo campionato. Grazie ancora veramente grazie per la voi. Sua cortesia. Per il momento è tutto, noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.